Ciao a tutte e a tutti da Saluzzo. Chiavi in mano, chiavi in tutti quando siamo marea e lì ci sarà un momento di letture. Ci siamo già un po' divise le letture. Iniziare. Volete facciamo una prova? Che non si fermerà! Vogliamo diritti e libertà! Siamo marea, ecco l'adesivo. L'account Instagram che porta il nome di questo progetto. Siamo pronte e pronti per partire dall'ex tribunale di Saluzzo. Il perché di questa manifestazione? Perché oggi come è nata questa idea di Siamo Marea? Nasce come reazione ai fatti culminati con il femminicidio di Giulia e poi purtroppo, ahimè, proseguiti anche negli scorsi giorni e che ci hanno in qualche modo fatto attivare, e nelle scorse settimane abbiamo indetto un'assemblea aperta ai giovani del territorio. A questa assemblea hanno risposto oltre 40 giovani anche da tutti i paesi qua vicini, e da lì abbiamo messo fuoco di voler immaginarci un percorso che potesse in qualche modo presidiare questi temi anche nei paesi che abitiamo, e quindi da qui la decisione di partire con questa prima manifestazione, questa prima iniziativa che vuole dare un primo segnale, un primo passo. Partiamo da qui, dall'ex tribunale di Saluzzo, perché? Partiamo da qui perché proprio alle nostre spalle, nelle scorse settimane, il Comune di Saluzzo insieme ad oltre 500 bambini e bambine delle scuole hanno piantato un albero proprio dedicato a Giulia Cecchettin, e quindi questo è un luogo che sta diventando una sorta di simbolo della città, e poi ci sposteremo verso il centro. Vedo in realtà non solo giovani ma anche davvero persone di tutta l'età, questo forse è ancora più un valore, direi, Giulia. Sì, questo è un tema che tocca a livello trasversale, intergenerazionale, tutte le donne e tutta la comunità, quindi anche tutti gli uomini e tutti coloro che non si ritrovano anche in questa definizione binaria, e quindi in questo senso penso sia bello che ci siano, che ci si mescoli. Ultima considerazione riguarda l'oltre sabato 2 di dicembre. Che cosa ci sarà? Avete già in mente qualcosa? Pensate di proseguire? Sì, pensiamo di proseguire, e in realtà il come e tutte le specifiche sarà appunto un po' un qualcosa che sceglieremo insieme e attraverso questo processo un po' collettivo a cui abbiamo dato inizio in queste settimane, quindi non sappiamo esattamente ancora come, ma lo vedremo passo passo con chi avrà voglia di impegnarsi. Un'onda civile contro la violenza sulle donne. Siamo Marea, da qual è l'origine di questo nome? Siamo Marea è uscita l'idea, tra l'altro il titolo di un libro è uscito in un momento di confronto tra di noi, perché non volevamo connotare questo evento con un altro nome ma con qualcosa che desse l'idea di un movimento, di un gruppo, di una comunità che fa rumore, che si fa sentire e che ci lavora su e che nel tempo si attiva sul territorio. Quindi Siamo Marea ci dà questo senso di insieme. E siamo stupiti di quanto si siano mobilitate velocemente le persone, perché nel giro di 2 giorni ci siamo trovati in 35 giovani adulti della nostra età a organizzare questa manifestazione, e siamo un gruppo WhatsApp, ma su cui si sono aggiunte 80 persone che sono interessate, che hanno voglia di attivarsi.
stiamo leggendo si rifanno all'Osservatorio Nazionale Non Una di Meno, tra le poche fonti in continuo aggiornamento. A fare le spese di questo dramma sono anche i figli e le figlie. Le fonti disponibili, seppur parziali, riportano che un figlio su tre era presente al momento dell'uccisione della madre. Ancora, per quanto riguarda la violenza, agita nei confronti di donne con disabilità, i dati ISTAT più aggiornati risalgono al 2014 e ci riportano che il 36% delle donne con disabilità ha subito violenze fisiche.